Il pareggio con il Napoli serve a poco, adesso c'è la mucchiata a 55 punti, 4 dall'Europa League, però bisogna onorare il campionato e cercare di vincere almeno queste tre partite. Detto questo, ci sono altre situazioni che mi fanno rudere, tipo Vucinic alla Juventus. Allora, siccome l'ho detto quando è stato ceduto, quasi all'inizio del mercato, e di solito a noi i giocatori ce li danno l'ultimo giorno, ho detto non alla Juventus, qualcuno ha risposto indirettamente, ha detto ma Vucinic voleva andare alla Juventus, ma anche Tevez voleva andare al Milan, anche tante altre situazioni di grandi giocatori. Allora, o si è una grande società e si mira in alto, o non si è una grande società e quindi si cedono di giocatori bravi a squadre che in teoria sono concorrenti, perché la Juventus non era una candidata al titolo. Era una squadra in partenza che doveva lottare per un posto in Europa League o in Champions come la Roma. Quindi dare un giocatore a una diretta concorrente è un errore che una volta ha fatto Moratti, dando Cannavaro, la Juventus aveva una difesa ridicola, Cannavaro era dell'Inter, l'ha data alla Juventus e stranamente la Juventus ha vinto lo scudetto. Poi ci sono state altre situazioni, però dettate da grossi problemi. La Juve in B che vende Ibra non a una diretta concorrente, perché l'Inter faceva la Serie A. Quindi una grande società questi errori non li deve fare. Così per esempio Borriello. Ora, la Juventus è una nemica, tra virgolette, dei romanisti. Le partite dell'anno sono Roma-Lazio e Roma-Juventus. Ora, vedere Vucinic che fa le fortune della Juventus e anche Borriello, a me personalmente rode, come a tutti i romanisti. E questo è un messaggio chiaro, anche perché quando noi chiediamo qualcuno, mica ce lo danno. Non è che la Juventus adesso ci aiuta e ci dà qualche giocatore, mica ce lo danno. Allora, basta di fare regali, basta di assistere alle feste di scudetto degli altri. Basta, basta, basta per essere una grande società. Poi, se non si vuole riconfermare Luis Enrique, se lui vuole andare via, va bene. Tanto la Roma resta Roma, basta che non resti Rometta, perché il discorso è anche questo. Una società per essere grande deve imporre delle cose. Provate a vedere grandi dirigenti, Galliani, come gestisce le situazioni e così via, nel bene e nel male. Anche noi dobbiamo fare questo. Il giocatore vuol vestire la maglia da Roma? Gioca. Non la vuol vestire? Decide la società che lo paga dove eventualmente può andare, se non resta. Questo è il discorso. Adesso ci sarà anche una situazione di Borriello, perché non so se sarà riconfermato, ma se dovesse ritornare a Trigoria sarebbe sicuramente svenduto. Sigla. Buonasera a tutti i nostri telespettatori, vi presento gli ospiti di questa sera. Adriano Serafini. Ciao Massimo, buonasera a tutti. Per il tempo Gianfranco Giubilo. Buonasera. Agente FIFA Simone Canovi. Per Radio Sportiva Riccardo Loria. Buonasera a tutti. Per il Corriere dello Sport trattino Stadio Piero Torri. Ciao, buonasera. Ed infine il nostro ZB Boniek. Buonasera a tutti. Vi presento anche Sara in postazione multimediale. Ciao Sara. Buonasera Gloria, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Il nostro invito è sempre quello di scriverci. Potete farlo all'indirizzo mail info@lasignorainGiallorosso.it. Per gli sms potete scrivere al 345-599-1717. Bene, allora anche a chiosa di quello che ho detto, siccome è un tema che cerco sempre di sviluppare, esistono i professionisti e i dilettanti. Allora, quando ci sono le partite a scapoli ammogliati, e ne ho vista qualcuna, anzi devo dire che ho anche partecipato, uno segna il gol e lo scapolo guarda la fidanzata, che di solito è una bella ragazza. Invece
quello sposato guarda la moglie che di solito è brutta. Detto questo, ogni tanto corre anche incontro alla moglie, bacia, fa queste cose. Che tra scapoli ammogliati in un campetto così non scatta l'ammonizione, non è niente, e devo dire, e questo ve lo garantisco, che tutti giocano in maniera gratuita. Poi ci sono i professionisti, che se si comportano da dilettanti, Simplici ha fatto una cosa bellissima, libro cuore, tutto quello che vi pare. La partita non è stata vinta, i minuti l'ha persi, almeno un minuto, ha preso l'ammonizione e onestamente a nessuno gliene frega niente se va a baciare la moglie e il figlio come concetto, perché questi sono i dilettanti, fermo restando che a me Simplicio è molto simpatico, e quindi il gesto è simpatico, ma è da dilettanti. Sai chi era professionista? Eh? Sai chi era professionista? Chi era? Stewart, perché come lui correva verso il tribuna, non si sapeva quello che vuole fare. Ma il pilota? Gli ha aperto la porta. Lo Stewart. Quello che gli ha aperto la porta. Che... Io pensavo Jackie Stewart. No, lui correva, non si sapeva che si voleva fermare, no? E lui gli ha aperto la porta. Sì, vabbè, ma voglio dire, è una cosa obiettivamente. È bello, però ve lo dico francamente, così non si vincerà mai niente. Ma che cosa? Cioè, tra tutte, poi, tra tutte le disgrazie... veramente l'argomento principale di questo fine settimana di calcio... soprattutto legata alla Piero, Roma. È l'argomento principale, ti spiego. Come si fa a non parlare di Simplicio? Ti spiego, perché che l'argomento... Che va a baciare Pupo. Ma perché ti spiego perché l'argomento... Pupo c'ha un nome bellissimo. Sì. Jordan, cioè, ma è, il gesto è meraviglioso, è una cosa bellissima. Però io ti spiego. 3.000 sciocchezze volete fermarsi su una no, cosa bella, se mi fate finire il concetto. No, allora, qui... sul 2-2, tu non hai vinto la partita. Io capisco il gol del 3-2. Il 2-2 non hai vinto la partita. Ma detto questo, va tutto bene. Se faceva il 3-2, poi c'è lo scudo di Lamela, le proteste di Osvaldo, allora c'è una serie di situazioni nelle quali tutti o volemo se bene o facciamo quello che... Siccome la società, alla quale ancora io credo, all'inizio ha detto c'è un codice etico da seguire e tutto il resto, nel codice etico, tant'è vero che Luis Enrique ha detto, dice Simplici è andato a salutare moglie e figli perché non li vedeva da mesi, cioè da 5 minuti prima, perché i ritiri prolungati da Roma poi. Esatto, però il gesto di Simplicio che è bello è da dilettanti, ma voi vedete veramente, non so, abbiamo appena visto il Manchester City che ha battuto il Manchester United, il giocatore del Manchester City che arriva e va a baciare la moglie e segna l'1-0. Vabbè, ma non, tu, scusa, non ma, lo so, io vabbè, la vedo parliamo, così. Sì, voi la vedete in una sola cosa. Il tuo problema è questo? No, no, è un problema legato a tanti piccoli problemi. Ma qua è il problema che noi stiamo parlando, proponendo e stiamo esaltando un calcio che è un calcio ridicolo. Oh, bravo! Io oggi ho guardato la partita Manchester City, Manchester United, a 3 minuti dalla fine c'è un difensore di Manchester City che porta la palla avanti e pieno a velocità si scontra come avversario. Ma una cosa drammatica. Sì. Ma in Italia se stai 1-0, finita la partita, non ti alzi più per 20 minuti. Fermo. Là non puoi rimanere per terra, perché se rimani per terra e ti alzi, ti fiscano anche i propri tifosi, non puoi fingere, là non ti sono buttare la palla fuori perché uno cascato e c'ha mezzo crampo e tutti. Quindi che vuol dire? Che in Italia i professionisti sono dilettanti. Ma ragazzi, ma avete visto la partita a Cagliari? Con chi ha giocato Cagliari l'ultima partita? Un Chievo. A Trieste. Sembra tutti, sembrava un'altra isola deserta, no, stadio vuoto, non c'è nessuno. Giocava a Trieste, che c'erano i sloveni? I giocatori del Chievo c'erano andati a piedi. Ma non so, ma scusa, ma se voi ci ragionate... Ma e Chievo in tutto c'ha due condomini come tifosi. Vabbè, però Zibi dice una cosa giusta. Siccome è tutto ridicolo, tra tutto quello che è ridicolo, una cosa meno ridicola è il comportamento di Simplicio. Perché secondo te, tu parli, ma secondo te è Simplicio? Sapeva che risultato è? E lui voleva far gol. Lui voleva far gol, lui è neanche andato in ritiro perché ha dedicato tutta la trasmissione a sta cosa no, del Simplicio. No, Piero, che non è che c'è scusa, non è andato in ritiro precampionato. Neanche andato in ritiro precampionato, ha fatto il gol, è contento per se stesso perché ci deve trovare adesso una squadra, forse dovrebbe giocare. Felicissimo. La penso come te a proposito di ammonizione, non come Gianfranco, perché credo che punire la felicità ugualmente a un fallo che te può spezzare la gamba lo trovo un'ingiustizia. A me se è una legge sbagliata io tendo a non rispettarla, ma perché la felicità deve essere espressa sempre in modo sguagliato, ma ognuno credo che la possa esprimere come creda opportuno. Andà a baciare il figlio, credo che colpa c'ha, non stiamo parlando del figlio di Simplicio. Ma se facciamo se facciamo se pecca ammonizione, se sfidano le maglie, hanno le scritte sotto, ma dai, se
piaceva. Partite fa ho visto Vini ammonito e espulso perché seconda ammonizione perché ha fatto così Camaia. È una follia. Secondo me è una follia. E tra l'altro l'Inter ha pareggiato qua la partita. Ho capito, però io quello che sto dicendo, siccome noi abbiamo, almeno io ho sempre cercato di fare una differenza tra ZB professionista e ZB dilettante. ZB quando giocava a pallone io c'erano questo... altre regole no, no non c'erano altre regole sì, c'erano altre no regole. Ti sto dicendo innanzitutto, ZB... innanzitutto allora... noi non buttavamo la palla fuori, ecco, tra non facevamo uno se cascava per terra chi se ne frega. Chiaro, c'era cioè, arbitro che fischiava, però io sto dicendo questo perché per esempio nel caso di ZB io quando andavo a Trigoria ZB mai intervistato, mai fatto niente perché mi stava pure antipatico, te lo ricordi? Non so. Che io ho detto perché stava era sempre legibro, lui si sceglieva il giornalista con il quale parlare, faceva tutto, era un atteggiamento da professionista, punto e basta. Qui è un campo di dilettanti, allora quei dilettanti non si può fare niente, c'è troppo, c'è un gap al di là della tecnica, al di là di tutto. Ma vogliamo enorme. Parlare a aprire no, i ho finito, di ho finito che ma questo perché Lazio ma questo perché no, esatto, quello proprio dilettanti allo sbaraglio, c'è un programma così, c'è, no? Sì, una volta, la c'era, la corrida. Allora, ieri Lazio-Udinese, ultimo minuto e mezzo. Ma quale minuto? 10 secondi? Sì, però parlo poi, dopo il gol che è successo. E dilettanti allo sbaraglio, tutti falsi, tutti finti giocatori che rispettano fair play, perché là ci sono da dire quattro cose, velocissime. Dille. Allora, prima... Se l'arbitro non fischia e il fischio viene da fuori, tu non ti puoi prendere con arbitro. Non ha fischiato arbitro, ha fischiato No. Il regolamento. Sì, lo so, il regolamento. Se ignoriamo il regolamento. Allora, il regolamento dice così: se parte un fischio dalla tribuna, l'arbitro ha l'obbligo di fermare. No, non lo dice così. Dice così, l'ho letto riga per riga. Tra l'altro, il mio giornale stamattina l'ha riportato. Allora, se l'arbitro c'ha obbligo di fermare, o da oggi in Italia vanno tutti con il fischietto, qualsiasi cosa parte contropiede c'è fischietto, non ho fischiato io, scodellamento della palla. Parte che i no, fischietti prima, esistono, poi seconda cosa, un'altra più grave ancora, perché a prescindere che questo era solo un atteggiamento per i propri tifosi, per vedere che ci teniamo così, perché tutto altro è ridicolo, però ci sono le due parole sul comportamento fair play di giocatori, perché io quando vedo un giocatore in campo che uno casca per terra e buttano la palla fuori e sono signori, falsi signori, e poi alla fine... sentono fisco perché hanno sentito anche quelli da Udinese fischio, non è che sono sentito solo io. Tu a Roma ha alzato le mani dell'Udinese. Aspetta, quello di Udinese, ma come mai che ha tirato in porta? No, perché ha visto l'arbitro che gli diceva non ho fischiato. Va bene, allora dice, va bene, dice come se fosse uno per terra, dice no, non posso tirare, quello bravo, si è fermato, quello bravo, si è fermato. Esatto, quello ha che pure risultato. Sì, ma sono tutti... Allora, è vero che in Italia non finirebbero mai le partite, ZB, perché con fisco, sempre, se interrompi, con saresti fisco. Sempre a scodellare il pallone, perché gli ultimi 10 minuti... Ci vado io con fisco prima. Vanno sempre tutti a fischiare e succede soltanto tra in Italia. Fischio, gente aspetta, che si è buttato ultimo famoso che si è fermato con il fischio... Ultimo famoso che si è fatto il fischio nell'86, quando voi eravate bambino, si chiama Zibi Boniek, sì. Che una partita Milan, Roma-Milan, Roma-Milan, su 1-1, a 10 minuti della fine, io se vado vantaggio, c'ho vantaggio netto su Donadoni e sento proprio un fischio proprio clamoroso, netto, Mi fermo, Donadoni mi anticipa, non mi anticipa, io mi fermo, mi anticipa da palla Virdis, gol 2-1 per il Milan, arbitro Agnolin, e dopo la partita... Agnolin è venuto da me e dice è colpa mia, io dico ma perché? Perché anch'io ho sentito sto fischio, devo far finta che ho fischiato io, perché ti ho visto proprio che ti sei fermato, però è successo niente, però nessuno ha ammazzato nessuno, nessuno ha menato nessuno, io mi sono io mi sono sentito un offeso. Ma che cosa? Udine, no, sì. No, soprattutto lasciamo perdere perché che poi vuol dire che uno fischia da fuori? Discorso dei dirigenti, poi cioè, aspetta, poi c'è un'altra cosa, e qua finisco, io ero uno dei pochi qua in mezzo, per la mia scelta, qualche anno dentro campo, insieme anche a Gianluca, ho corso dentro campo. Ti posso dire una cosa? A un giocatore riesce a distinguere il fisco dalla tribuna, dal 90, fischio dell'arbitro. Dal fisco dell'arbitro. Ogni tanto qualcuno diventa... stato un fisco io mi sono fatto prendere campo, in giro. Se fosse stato un fisco... Per esempio la Lazio dice che è stato un fischio che è arrivato dall'interno del campo. E non dalla tribuna. Sì, vabbè, comunque, chi lo dice? ZB, è difficile. Deve essere stato un fischio però particolarmente
udibile perché si sono fermati tutti tranne però, Pereira. Zibì, è difficile. Il giocatore dell'Udinese, come diceva giustamente Piero, c'è un giocatore che alza le braccia per festeggiare la vittoria. Che tra l'altro, il giocatore dell'Udinese non avevano motivo di fermare in nessun caso, perché a 13 secondi dalla fine stai partendo in contropiede, te porti la palla sulla bandierina del corner. No, ma è finita. La partita è finita. Infatti, quello che trovo ridicolo è che una partita finita sia poi successo perché anche sì, successo. Perché loro dicono che per la ma classifica avulsa, sai. C'ha la palla, c'ha Udinese. Vabbè, parliamo della nostra. Tra l'altro, non è che scodella la palla. Parliamo è della nostra amata Roma. È una scodellata che sta a giocare. Allora, Gianfranco, parliamo della nostra. Allora, della nostra amata Roma. Io ho detto in apertura su Vucinic, tu avevi da aggiungere varie cose. Aggiungi. Vivamente. Cioè, a me non me ne frega niente che Vucinic sia andata alla Juventus. La cosa che mi colpisce profondamente è che avendo un campione l'abbiamo mandato via, ma non l'ha mandato via la società, l'hanno licenziato quei quattro cialtroni che gli hanno danneggiato la macchina. Gli hanno danneggiato la macchina, l'hanno fischiato quando ha segnato, hanno minacciato la moglie. Poi diceva, sai, lui se ne voleva andare. In questa città c'è qualcuno che accusa questa società, perché tanto il tiro al piccione nei confronti della Roma è cominciato dai primissimi giorni, a prescindere ma anche dai risultati. C'è chi ha sputato su Luis Enrique quando ancora doveva fare check-in da Barcellona per venire qua. Ma che c'entra con Vucinic? Adesso accuso la società che ha venduto Vucinic. L'accuso anch'io. Quando Vucinic ha chiesto di andare via fermati. Non è un capriccio di Vucinic, voleva andare via. Fermati. Era uno fischiato, minacciato e insultato. In maniera molto chiara, molto prima che arrivassero gli americani a Trigoria, che arrivassero gli americani. E allora, minacciato e fischiato. Allora, io mi indignerei un po' di più adesso, non per il Mexes che ho visto giocare quest'anno, che mi sembra il fratello scherzo. Tra l'altro pure un po' gonfio, sembra deformato, non credo che piaccia più neanche alle donne come piaceva qui a Roma. Non so. Che stai a fare concorrenza? Però io mi indignerei molto di più per come è andato via Philippe Metzesa da Roma, al contrario di Vucinic. Vucinic è andato via perché la piazza non voleva più e lui ha chiesto di andare via. Dagli stessi cialtroni. Però che c'è poi chi dice hanno venduto Vucinic. Che pretendono. Loro dicono che hanno regalato Metzesa. Sti farzoni, capito? Che pretendono il confronto con i giocatori. Sti cialtroni corotti che piano i prosciutti a destra e a sinistra. Confronto con i giocatori. Allora, detto che io sono uno tra questi che dico non che Vucinic non doveva essere venduto, ma non alla Juve, che non vuole giocare, non alla Juve. A me non me ne frega niente. Che sarà a fare? Hai abbracciato? La devo abbracciare, perché ti dico una cosa, perché io mercoledì ho visto la partita a Genova, con qualcuno giocava a casa, con Siena o altro. A certo punto ho visto i giocatori che si sono levati la maglia perché è partita un ordine, se la prende. Allora io dico una cosa, se a me mi beccano in veicolo, c'è da qualche parte, gli do orologio, portafoglio, così. Però se in campo mi viene qualsiasi tifoso, può essere capo di tutti i capi, e mi dice levati la maglia, io dico vieni qua. Ti levo io la maglia, tu a me levi la maglia. Allora, tutta Serie A si dovrebbe quasi mettere d'accordo. Tutta Serie A si dovrebbe mettere d'accordo per mandare in B Genova, perché i giocatori così non possono giocare calcio. Bravo! Uno che in campo si è levato la maglia per dare ai tifosi non merita niente, non merita di stare finora, ragazzi. Ma è una cosa ridicola. Tutti i colori meno che giallo rosso, perché. Ma Roma ha giocato questa settimana? Ma sì, no, ma meglio che non parliamo qualcosa della Roma, andiamo a parlare della Roma. Vabbè, ma guarda che perché sono episodi che si riferiscono anche alla Roma. Sì, perché bravo. Sull'onda di Genova. Quanti imbecilli sono andati appresso in questa moda. Città? Adesso ti ma da tutte e due le parti. Non siete degni di questa maglia. Però, ma non venire allo stadio. Gianfranco, quello è stato sempre fatto. Per carità, quello è sempre stato male. Assolve nessuno, ma è successo con una civiltà totale. Totti è andato sotto la curva, ne è cascato un pezzo di carta lì. Ci mancherebbe. La civiltà totale. Ci mancherebbe. Ma perché se Del Piero va sotto la curva, per esempio, succede qualcosa. Qualche anno fa, con Totti che andò sotto la curva dei tifosi romanisti, fu insultato e gli tirarono la roba a Totti. Che ho visto immagini falsificate. A Totti, poi stiamo a parlare. Uno mi ha fatto alzare 268 volte. Colpa mia, pure l'altra sera. Immagini false. Fai parlare Gianfranco. Perché io volevo sottolineare una cosa. Ho visto immagini falsificate da Sky.
quattro pari agitati così. Beh, erano un po' incazzatelli, però. Incazzatelli. C'era il diritto un po' di essere incazzatello. Se rimane nell'ambito del giocatore, prende pure andare e prendono i fischi e i pernacchie. Se si va oltre, no. Ma se c'è da prendere fischi e pernacchie, prendono fischi e pernacchie. Devono andare lì sotto. Anche che c'hanno 7,40, che magari io. Io giocavo a che c'entra? E poi andavo. A che c'entra? Però, a che c'entra 7,40? Quello che va a urlare 7,40 non ce l'ha perché. Ma il tifoso ce l'ha il diritto di manifestare il suo dissenso in una maniera per non comandare. Ma chi? Ma non mi pare. No, ma io non parlo a testa d'oro, ma non comanda. Ragazzi, uno per volta, se no non capisco. Scusa, io credo che comunque una società, una squadra abbiano il diritto di ascoltare i tifosi. Ma scusa, ma ti sembra normale che un campo da calcio i tifosi sono sopra. Aspetta, i tifosi sono sopra. Entrata dello spogliatoio con presidente che dice sì va bene date le mani, non sono d'accordo, è tutta un'altra tutti, storia sono quella, tutti Zibi, d'accordo ma comandano i tifosi in certe società che è successo non a Roma non a Roma ma in certe società comandano i tifosi oltretutto con numeri diversi perché se a Genova ci sono 100 che un po' possono andare sopra le righe a Roma proprio per una questione numerica saranno 1000 eppure io non ho visto cascare a pezzi di carta. Ma a Roma non è mai successo niente. L'altra sera la curva sud, ma la Roma che per tutta la partita scusa, ha tifato la squadra. Piero, a Roma non succede quasi mai niente. Dopo a Roma, campionato a Roma che... sai dove parlicchiano un po' tutti in settimana, in mattina quando vanno là a fornire i negozi, quando stanno in taxi sentono le radio, sentono qua, piangono un po', però fa bene all'ambiente, perché neanche a Roma non c'è nessuna cattiveria, romano è buono, romano è bravo, romano si incacchia ogni tanto, però a Roma certe cose che sono in altre piazze non le nomino, si esalta pure con la stessa facilità con bravo, cui bravo. Si deprime. Scusa, 10 anni fa era diverso però, io ricordo l'anno prima dello scudetto, no, lo stesso anno quando la Roma perse a Bergamo in Coppa Italia arrivarono 3-4 mila tifosi a Trigoria, è una cosa assolutamente diversa da quello che è successo mondo, quest'anno, ha cambiato il mondo. No, di contestazione quest'anno non si può proprio parlare. Ma non sono più contestazioni, ma io ho subito contestazione a Trigoria, che stavo 8 ore chiusa a Trigoria. Pure io. Perché ma non c'è stato. A qualcuno diceva a Giannini, ma perché si è presentato con una Mercedes tipo ai vecchi tempi, non so, 500 o qualcosa. Beppe si è che gli hanno detto a Peppe? Sì, per uscire da qua ti portare l'elicottero. Va bene. Una cosa, allora... Poi alla fine è una cosa piacevole che ti fa... Sera, nessuno ammazza nessuno. Ma ragazzi, a Trigoria hanno di là di pesci, o dopo un anche i sirci. Ecco, anche i sirci. Allora, non è successo niente. Gianfranco, l'unica cosa che ti contesto di quello che hai detto è che tu confondi il fatto di Genova con i fatti di Roma, che sono due cose completamente diverse. Non hai capito? No. Per me è lo stesso indirizzo di un certo tipo. Ma non di è così, non è così, Gianfranco. No, già non questo, è così. Questo può essere pure il termine che mi terrorizza. Non è così riferito a Roma. Già non il è termine così. Che mi terrorizza Ultras, se qualcuno sa perché. Vabbè, no? Allora ti dico, l'indirizzo è quello: smania di protagonismo. Sono la stessa gente che ha fatto interrompere un derby, fatto più schifoso della storia del calcio romano. Va bene, allora, detto questo continuiamo a parlare della Roma, fermo restando che su quello che ha detto Zibi, questi giocatori che cascano, il regolamento cosa dice? Dice che l'arbitro deve fermare il gioco, se no si continua. Io comincerei a tirar fuori ammonizioni per chi si ferma. E così finisce il lavoro. È contro il regolamento. Si può dire una cosa? Fermarsi è contro il regolamento. Punto. No, unica cosa. Ma dovrebbe essere come ha detto Cappello, che non era primo. Che non era primo. Quando, scusa Piero, quando un giocatore decide di buttare la palla fuori apposta perché c'è uno per terra, cartellino giallo. Giallo. Quello che sto dicendo. E non l'ha buttata più risultato Charlie. Io, per carità, ci avete ragione. Io però vi faccio un esempio che purtroppo è recentissimo ed è drammatico. Sì. Quando il povero Piermauro Morosini crolla a terra... ho capito. Ma c'è arbitro, fischia subito. Ma l'arbitro non si era accorto. Non si era accorto l'arbitro di Morosini. Ma che dici, hanno buttato palla hanno fuori? Hanno continuato a giocare. Però ma che dici? Però nel caso di Morosini c'erano quattro giocatori accanto, che uno con le mani nei capelli è appena era caduto, quell'altro che è caduto. E tu se non ti gioca entrano tutti in campo. Quando la vedi la situazione, dai, Piero. Ti posso dire una cosa, Piero, ti faccio un esempio. Credimi che ti dico una cosa. Allora, UEFA ha fatto gli studi di fattibilità su queste cose. Allora, in Italia, su 50 giocatori che chiedono intervento immediato, e non parlo di povero Morosini, ma è un'altra cosa, di 50 giocatori che stanno per terra, magari, non so, parte un contropiede, c'ha paura, si fa... 50,
quasi 95% di giocatori vuole entrare in campo prima che viene fatta ripresa del gioco. Prima che esatto. fa ripresa, vuoi dire che ancora arbitro non riprende il gioco, vogliono già rientrare. Lazzaro, e sono tutti, dico cosa sono tutti, io non so, io ti dico una cosa, a me mi viene da ridere. Io quando vedo un giocatore, anche della mia squadra, che io tifo, che quando non ce la fa più casca per terra, è rotto, la rotta che dice... fermiamo sto gioco perché voglio prendere un po' di fiato e qualcuno butta palla fuori, dico una cosa, giro il canale, dico non ce la faccio più a guardare, perché non sono i uomini, non sono la gente con le palle, scusa, ma c'è tutti finti, finti gladiatori se fanno così. Esatto. Allora, mi fa ridere. Pure c'è arbitro in mezzo, sì, c'è, sì. Allora, oggi arbitri sai cosa c'hanno anche? Si parlano, c'è quarto, certo, terzo, primo, sì. Allora se c'è un colpo di testa o qualcuno... arbitro può immediatamente interrompere il gioco senza che uno butta la palla dovrebbe fuori. Dovrebbe essere infatti a discrezione. Morosini non è uscita la palla fuori, Piero. Morosini è immediatamente arbitro. Nessuno si è accorto. Sì, però aspetta. Allora che c'entra? Là, qualcuno dice arbitro, guarda, si è girato, erano già tutti in campo. Allora, Piero, quello che dici te sono i giocatori che quando fanno finta vanno contro Morosini. Te lo dico. Bravo. Mi piace che allora, bravo. Allora, chi fa finta? Allora ci deve essere un medico. Così facciamo il quinto, il medico della federazione. Vallante, se ha fatto niente, ammonizione. Oppure no, sai che sono a fare una cosa. Una volta una proposta. Come c'è quarto arbitro, hanno detto così: se uno chiede intervento o allontani la palla, va bene, signor Tori va per terra, io butto la palla. Però signor Tori va fuori, minuti. Due minuti, c'è quarto arbitro. Ti posso dire una cosa? Nessuno sta più per terra. Bravo. Perché se tu c'hai un po' di dolore, esci da solo, ti fai medicare immediatamente. Se io vinco 1-0, se una squadra vince 1-0, ci sono ogni tre minuti qualcuno che casca per terra. La squadra perde 1-0, quello che casca per terra si rialza. È una presa per i fondelli, basta, dilettanti. Una domanda al dottor Canovi? No, dopo, perché c'è perché qualche giorno fa stava a Trigoria, capito? Vabbè, no. Con un ragazzo di colore. Vabbè, zitto, chi era un caga, zitti, scusa. No, non era. Scusa. Allora, sulle ultime parole di Luis Enrique, dice alla fine della società, alla fine della stagione dirò alla società quello che penso. Zibi, che sta un po' fuori dalla mischia, che cosa pensa? Insomma, io sono mi prendo a cazzotti da solo. Magari. No, ti spiego perché. Ti davo una mano? Sì, meglio che prendo da solo, perché dai una mano a te e ti posso stendere. Vai, allora. Il problema è che mi è simpatico, vedo un uomo di una grossa onestà. Cultura, di una grossa onestà. Per bene. Però d'altra parte, mi faccio questa domanda e guardo, ma scusa, ma Zibi, ma se fosse tu sulla panchina della Roma e perdevi 16 volte in campionato, perdevi a turno preliminare di Europa League, perdevi subito Coppa Italia, perdevi tutto, cosa avrebbero fatto qua? Qualcuno avrebbe detto tentiamo, rimaniamo, perché sono combattuto su queste cose. Problema un altro, tutti parlano bene di Enrique e lui secondo me c'ha qualcosa che ti incuriosisce, cioè io vedo qualcosa in lui che... Però poi alla fine mi suona un po' come mondo di calcio, di spogliatoio, lo conosco bene, mi un pochino preoccupa questo fatto che i giocatori parlano benissimo di lui. Perché di Capello nessuno parlava bene, si tiravano secchi d'acqua, si menavano in spogliatoio e hanno vinto lo scudetto. Alla fine tu vai a vedere che la partita Juventus-Roma, due settimane prima della partita, qualcuno mi sembra che ha fatto monitoraggio di quante sedute di allenamento hanno fatto, tutto quanto, sì. Sembra che Juventus sia andato 5 volte o 4 volte più della Roma, ha avuto molte più sedute doppie e così. Non vorrei che lui sa stare bene ai giocatori, li allena bene, c'è un grande rapporto non con loro. Non fa ritiro. Sì, non fa mai ritiro, gli permette di fare quasi qualsiasi cosa. Alla fine guadagnano tutti questi 3, 4, 5, 6 milioni di euro, che alla fine vince il scudetto e ne prendi 150.000 euro di premio speciale, che a loro, a Piero cambierebbe la vita. Mega bere in vita, però sì. Cioè,
Allora non cambia un tubo. E quello mi è un pochino incuriosito. Io non c'ho idea, ti giuro, non c'ho idea, perché mi sembra una persona per bene, però... Va bene, allora... Secondo me siamo... Ti dico una cosa. Secondo me una cosa, e poi finisco. Poi, però siamo anche una squadra di belle pippe. Oh! Perché in difesa... Io ti faccio un difesa. In difesa, quando io sento parlare in difesa della Roma, aspetta, in difesa della Roma c'è sempre un alibi per tutto il campionato e cascano tutti. Sì, però manca Burdisso. Ma Burdisso era panchinaro dell'Inter, ricordiamoci. Burdisso titolare, ma almeno vuoi dire per panchinaro dell'Inter, pure titolare della nazionale argentina. Ma me che me ne frega, titolare della nazionale argentina, ma Argentina non c'è nessun giocatore fuori, chi sono le forma, no? E dico in questa squadra vedo dei squilibri che ci sono delle varie formazioni che porca miseria, ma giochiamo con Rossi, Taddei. Aspetta, chi è? Heinze? Zitto, una volta, visto perché 4 anni fa, nella partita Roma-Liverpool, a 6 anni fa, già mi sembrava vecchio. Sa giocare a 3-7? Sì, con Accuso. Ho per te. Allora, ho per te, su quello che ha detto Zibi, io mi trovo pienamente d'accordo e io credo che Luis Enrique abbia difeso lo stipendio di molti giocatori. Detto questo, quando con Capello tutti litigavano e qualcuno tipo... Panucci, tipo Montella gli tirava a bottiglietta, Panucci non voleva entrare in campo e cose di questo genere. La domanda è, chi lo può fare nella Roma? Perché io stavo segnando i nomi, Curci, Lobont, Kier, Rossi, Taddei, Angel. Chi è che può fare e può dire qualcosa, cioè che uno dice... I due che sono De Rossi... Juan e Burdisso. Chi? I due che sono rotti, ci stanno. Ho capito. Quindi non glielo possono dire. Ho capito. Ma non lo possono dire. Qua non ho mai parlato con nessuno. Non è vero. Stanno ancora verificando se è muto o no. Parla con qualsiasi giocatore della Roma e vedrà che ti confermerà che Juan era uno dei suoi ascoltati. Ma non gioca più calcio. Non gioca più calcio da 2 anni. All'interno, ma non è vero. Ma come non è vero? Gioca più. 3 partite su 10 no. Quest'anno ha giocato, poi si è fatto male. È rientrato. Però... Però te posso dire che dentro lo spogliatoio della Roma la voce di Juan conta. Juan, come si dice? Conta. Allora, siamo scarsissimi. Ma stiamo parlando di uno che ha giocato 70 partite col Brasile, no con Liechtenstein. Allora Zibi ha detto che anche giocare 200. Posso anche giocare. Se dentro lo spogliatoio della Roma Juan, e questo c'ha più parole, questo ti dà impressione che dà una guida alla squadra. Cosa facciamo, ragazzi? Tiriamo fuori le balls e così, carità, allora siamo fritti. La Roma ha preso 50 fischi in campionato, 50. Che, fischi sarebbero gol? Sì, che è una manita per 10. Sì. Un numero... 2 manite per 5. In 35 partite, praticamente un gol e mezzo a partita, ne devi fare 2 per vincere le partite. Quindi non voglio assolutamente difendere l'assetto difensivo, ma comunque l'assetto di squadra, perché io la penso come Luis Enrique, se difende in 11 e si attacca in 11. Sì. Quindi no, non punterei. Però non si può neanche dimenticare. Non voglio citare le partite dove ha giocato Luis e dove ha giocato Juan quest'anno. È partito da giocato Juan dove abbiamo perso con 3-4 gol. Neanche ti voglio citare. Sì, tra parentesi, Fiorentina, una bella tutte. A Firenze ha giocato dopo 6 minuti, stava sotto la doccia. Ho capito. Per carità, nessuno. Non solo quello, però il mea culpa della società che non ha comprato nessun difensore a gennaio. Però. In altri tempi difficili, io non l'ho mai sentito fare da nessun'altra società. Sabatini che dice: non gli abbiamo messo a disposizione i giocatori di cui aveva bisogno, e a gennaio probabilmente avrei dovuto comprare un difensore. Ma in questo non va mai dimenticato, perché la vera fregatura della Roma è che ci ha un po' riempito gli occhi. A me personalmente me li ha riempiti anche parecchio. A cavallo di Natale, quando ha fatto le migliori partite, dice: allora forse probabilmente questa è una rosa che può arrivare alla fine di questa stagione e poi la sistemiamo nel prossimo mercato, perché poi a gennaio non è che c'hai 12 Beckenbauer da andare a comprare. No, certo. Ecco, quindi... Allora, fermo. No. Detto questo, Luis Enrique è stato bravo, perché a differenza di tanti altri non ha detto c'ho una situazione devastante, perché quando uno compra un esterno, due esterni e poi non li fa mai giocare, cioè una volta gioca Rossi, una volta Taddei, una volta Perrotta, così vuol dire che sono messi male, perché se no nessun allenatore si suicida.
partita. Allora, oppure io ho estrapolato, visto che l'altra volta abbiamo fatto vedere tutti i gol, siccome mancano chiaramente i due gol, del Napoli, vai, perché dopo voglio far vedere questo. Ma José Ángel è mai stato male quest'anno? È stato squalificato la prima giornata. Allora, questo che per guarda, non è che difendiamo Luis Enrique, parliamoci chiaro. Allora, José Ángel, aspetta, perché poi alla fine il problema forse è che sai, gioco a tre carte, no? Che una volta qua, una volta qua, una volta in mezzo, una volta qua. Allora, José Ángel è partito, non mi sembra che era mai infortunato. È partito da un titolare iniziale, da un grandissimo da un grandissimo acquisto dopo prime 3-4 partite, di grosse prospettive. Grandissimo acquisto, non ha detto nessuno. Ma come no? Era un buon acquisto. Porca miseria. Che sembrava un giocatore terzino. Sì, Piero, aspetta, ha una pippa completa, dimenticato in panchina quando giocava Taddei e giocava. Ha fatto la stessa fine di Motta è venuto a Roma, Piero, e sembrava il nuovo fenomeno assoluto, e dopo sei partite è terminato. Chi? Di Motta. Un buon giocatore, Di Motta. Uno che poteva crescere, che sembrava un buon giocatore. Piero, poi si è rivelato uno scarso. Ma nessuno ha detto che era il nuovo era di Alba giocatore perché c'aveva la condizione dell'Udinese. No, scusa, però qua vogliamo andare dall'altra parte. Io penso che il limite anche di questa gestione tecnica della squadra, che per vincere qualcosa tu devi sentire 6, 7, 8 giocatori che sono responsabili di che progetto, che sono loro, dicono quella squadra mia, me la sento non a 100 per, me la sento tutta mia, come non so, come ufficio, come dentro lavoro, quella mia. Invece là mi sembrava che entravano 25 a Trigoria e fino ad adesso entrano 25 a Trigoria, dove uno che conta gioca o non gioca, Francesco Totti, se gli viene una, poi che, perché è così. Aspetta, De Rossi che ha cominciato in maniera fenomenale, questo, e altri forse non si sentono neanche degni, responsabili, risultato, pensano più a fare bella figura a loro stessi che... Perfetto, allora, però siccome... Massimo, voglio dire, per noi che parliamo tanto della difesa, io nel primo tempo della Roma di sabato, che a me è piaciuto molto, chiaro, ma sai anche da chi è dipeso? Dai signori Bojan e Borini, che si sono fatti un mazzo tanto. Per tutto il primo tempo hanno rincorso gli avversari durante i buchi dei Rosi, di Taddei e di tutti, che poi hanno preso voti bassi perché... Calcio qui, ognuno la fase migliore della stagione probabilmente è coincisa anche con la fase in cui, diciamo, i due attaccanti esterni, chiamiamoli così, del modulo di Luis Enrique si sono sacrificati di più. Io ricordo la partita contro la Juventus, che poi ha dato il via a quella serie di 5 vittorie che diceva Piero, a cavallo della sosta, la partita di Napoli all'andata. Sono tutte partite in cui c'è stato un grande contributo di tutta la squadra alla fase difensiva, certo, in particolare, ma non è che dei due punti. 35 partite. Però non caschiamo neanche il ridicolo dicendo che i nostri migliori difensori sono Cassano e Ibrahimovic, però probabilmente è un modo di giocare anche da solo, chiaro che la squadra schemica aiuta, però alla fine se c'hai quattro buoni, io ti faccio un esempio. No. La Roma quest'anno con Tassotti, Baresi, Maldini e Costa Curta. Anche Cafu, Candelà. Oppure Cafu, Candelà e Samuel. Stavamo a 5 massimi. Zago. Già da un pezzo. Ma bravo. Allora, noi l'altra volta abbiamo fatto vedere venerdì scorso tutti i gol presi. Siccome mancano i due di Napoli, abbiamo aggiunto anche un'azione per un motivo molto semplice. Il gol di Napoli è... Perché veramente Kjær si deve dare una regolata. Cioè, no, se la deve dare la regolata, perché io vi faccio vedere le immagini. Le immagini le vedono anche i parenti di Kjær, le vedono anche gli amici. Cioè, voglio dire, io faccio le cose, Zibi viene da me e mi fa Massimo. Ma pietà, no. Ma tu non puoi lanciare accuse gratuite dicendo che Kjær è stato fermo su Cavani. Perché si è scalzato, è andato indietro. Allora, queste sono cose, però scusate, perché le vogliamo vedere? Qua parliamo di calcio. Ma quello che ha fatto Kjær, io nella Roma ho fatto 8 partite da libero, con un po' di esperienza da attaccante. Come no? Mi sembra che abbiamo vinto 7-1 pareggiato, o se no abbiamo perso una 7 vinto o qualcosa. Io ho fatto libero. Ti giuro una cosa. Aspetta, allora, Kjær ha fatto una cosa
Quindi ha fatto una cosa che un giocatore normale di Serie C non lo può fare. No, no, bravo. Allora, ufficialmente un po' dice ho dei difensori scarsi, perché io credo che lui questo un po' lo pensi, che dietro lui c'ha... lo pensa. Fa parte io di credo che sì. La società. Ragazzi. Ma no, io poi su lui che dirà la società. Io se lui ancora non gliel'ha detto alla società, è l'unico motivo per cui lo onorerei. Io mi auguro che lui oggi ha detto, io ho deciso, so al 100% quello che farò la prossima stagione. Se non l'ha detto alla Roma è da cacciare. No, anche io perché, penso, non lo caccerei per tutto il resto. Piero ha detto una cosa intelligente. Per questo lo caccerei. Mentre voi durante la pausa andate fuori, io sono l'unico che rimango qua è dentro. Vero. Ho sentito intervista e conferenza stampa. Non sono venuto a rubare sigarette. Allora? Allora lui ha detto una cosa che a me è incuriosita. Che lui praticamente è lui che si quasi fa considerare. Sì. Perché lui dice adesso io devo parlare con la società, ci spieghiamo alla fine e poi io prendo la mia... decisione, come se fosse lui ha detto questo. Ma lui può andare via, Piero ha detto questo. Questa è un'ufficialità farlocca, inevitabile. Piero ha detto questo in televisione. Ma secondo te la società non sa la decisione di Luis Enrique? Non ci credo, ragazzi. Voi buoni siete perché già mi avete fatto di Benedetto uomo più ricco in America. Ma avete fatto l'uomo più ricco in America. Ho solo detto Zibi. Però ti dico quello che dice Piero: che a quattro partite al termine, secondo te. No, Luis Enrique che vede più Franco Baldini e parla più al telefono Franco Baldini rispetto alla moglie e ai figli non ha comunicato alla società quello che sarà il suo futuro? Ma allora scusa, questa è una follia totale. Scusa, facciamo una cosa, se ha comunicato che va via al 100% non penso che Baldini lo avrebbe difeso come sta difendendo da gran signore dall'altro invece sì, perché allora, vuole almeno 3-4 settimane per cercare un nuovo allenatore senza quei rompiscatole dei giornalisti che gli vanno a chiedere chi sarà il nuovo allenatore. Questo è il vero problema. Questo è un perfetto paravento a cui nessuno crede, puntata. Secondo me, ma per poter operare eventualmente per il nuovo allenatore, sempre che le parole di Luis Enrique siano state io a fine stagione torno a Guion e sto un anno fermo, oppure se qualche squadra mi cercherà andrò a un'altra squadra, a fine anno vedo la mano e vi saluto, vi ringrazio. Perché la Roma società come si è comportata con Luis Enrique, io non ho memoria di una società che ha avuto un rispetto e un apprezzamento e una stima nei confronti di un allenatore che, come hai detto te, ha perso 16 partite. Comunque in campionato 14, una in Coppa Italia e una in Europa League. Vabbè, non lo dico con la cattiveria, credi. Al di là dell'ufficialità delle parole, io credo che la Roma sappia che lui va via. Se Luis Enrique è l'allenatore il prossimo anno oppure no. Scusa. Vero, e ti seguo, però qua mi si stacca la luce. Allora tu dici che Roma sarà, però sono possibilità due, o sì o no. Qualsiasi di due casi, è come quello che ho detto, non mi piace più. Allora, se lui sa che rimane, inutile che fa tutti questi discorsi. Se incerto e non ha preso nessuna decisione, che lui possa aver detto me ne vado sono notevoli, non escludo tra l'altro nel momento che avesse detto alla società me ne vado, che queste tre settimane i dirigenti della Roma, a cominciare da Franco Baldini, che ha una straordinaria stima nei confronti di Luis Enrique, Franco, io devo chiamare Franco, per se molti Franco gli dice è ingiustificabile, incapibile e non condivisa, ma che ha una straordinaria stima nei confronti di Luis Enrique, magari sfrutti queste tre settimane che mancano alla fine della stagione per provare a riconvincere Luis Enrique a rimbarcarsi qualche giornale Ce l'hai sempre con i giornali, sì, ma no, giornalisti sempre, ormai, scusa ma c'ho memoria ogni tanto ho sentito nome anche Villas-Boas perché è ancora di moda? Ancora di moda? Credo che sia di moda. Beh, dopo aver fallito credo che là un sussulto. Sì. Là, se Villa tu vai da Abramovic, no, ha pagato Villa 15 Spor. Milioni. Ditemi voi, ragazzi, non è un po' erotico il nome Villas-Boas? Sì, è una cosa erotica. Prendiamo un altro. Piero Torri. No, Piero Torri è proprio. Allora, Zibi è l'unico che ha avuto il coraggio di dire: siamo una squadra sotto certi punti di vista di Pippe. L'hai detto tu. In difesa, secondo me è stato l'unico. Solo Zibi? No, a dirlo di Pippe. Io non ho mai sentito. No, perché se io vedo movimento io posso dire uno sbaglia, però se io vedo un difensore che è un difensore vero, quando c'è solo un attaccante e c'è alla sua destra e qua non c'è nessuno,
non lo segue guardandolo, ma segue girando. Allora, se squadra, si è girato, ha tirato. Ragazzi, chiudi, sì, stringi lo spazio, non gli permette di fare questo. Il problema è 20 metri più avanti. C'è solo Cavani e tu non ti puoi girare e guardare. Però sul gol, allora, di Zuniga, tanto per intenderci, lui doveva correre guardando Tribuna Tevere subito e andando verso Cavani. Lui invece corre guardando Tribuna Montemario. Dove sta Cavani? Tribuna Tevere. Ragazzi, ma hai visto una cosa del genere? Che vuole dire su De Zuniga, che è bellissimo. Enorme. Cioè, faccio, rivelo un... Al San Paolo di Napoli... Il Napoli mette tutte le partite due raccattavalle fuori dai curve del San Paolo. Pannare accoglie i palloni che tira Zuniga l'altra sera. Questo a conferma di come in questa stagione ha girato tutto storto alla Roma. Cioè Zuniga e fa quel gol, io sono pronto a giocarmi quello che c'ho, niente. Anzi, qualche buffo. Ma quello che c'ho, che Zuniga un gol così non lo fa più in carriera. Fa una cosa incredibile. Io ti dico, al San Paolo ci sono due raccattapalle fuori dal San Paolo per raccogliere i palloni. Se no ne perdono 3-4 gli Acosta sul bilancio. Sta buono, sta attento che vedrai presto un gol così. Allora, tira, allora dice Massimo, che il patrimonio... Massimo, una sentiamo, cosa, perché scusa. Adesso abbiamo visto i contributi su Kjær. Volevo dire una cosetta, no, in generale, una cosetta anche su Rosi, che a parte qualche volta che ha scordato completamente di come fare la diagonale, soprattutto al primo tempo, dopo aver fatto un cross al centro negli ultime 40 partite, e poi è stato bravo Marchigni a scegliere il tempo giusto, si è permesso anche di guardare in modo stizzito il tifoso romanista e dare un calcio al cartellone, che è una cosa che mi è sembrata abbastanza particolare, soprattutto perché nel secondo tempo Zuniga l'ha praticamente tritato. E volevo appunto... dare anche una parolina verso Rosi, perché è vero che è un figlio di Roma, è vero che è nata da Garbatella, ci sono nata anche io, non mi dà questo beneficio nella sarà vita. Sì. Credo che poi qualcosina anche dire all'atteggiamento di certi calciatori, che in un momento come questo della Roma dovrebbero evitare ancora di più di evitare certi atteggiamenti che sono assolutamente fuori però modo. C'è un minimo di comprensione. Cioè, io, dato se il tu calcio, la trovi... Ha dato il calcio al tabellone, che io sto qui per colpire qualche cosa e il pallone non lo struscio mai. Va bene, volevo sapere da Simone Ganovi, ecco, volevo sapere, la Juventus... Con chi stava, Grigori? Adesso voglio capire. Allora, la Juventus, da un sondaggio, ha moltiplicato, triplicato il patrimonio giocatori. È inutile spiegare come, no? La Roma, secondo te, l'ha migliorato o l'ha peggiorato? Per capire, cioè, Kjær è stato pagato come prestito 3,5 milioni, giusto? Sì. Quanto vale adesso il prestito? Quanto varrebbe? Io cioè, lo presto a un'altra ci squadra. A noi? Dillo, io credo, devi dirlo. Se gente oggi obiettivamente io credo che l'unica cosa che puoi fare è riconsegnarlo al prestito, ringraziare, cioè perdi 3,5 milioni e basta. Beh, se li ho riscatti anche per altri 3,5 milioni, io credo che oggi possa essere considerato 7. Quindi? Altri 7. Sì. Credo che il problema è meglio che se lo ponga. Che è stato comprato 4,5, adesso vale 7? No. 8? No, oggi, 12, oggi al massimo vale 4,5. Vale 4,5 per te? Vale ancora 4,5? Sì, la minusvalenza di certo non la vale 4,5? Sì. L'unico che non ci ha fatto rimettere è Heinz. Beh, no, parametro zero. Vabbè, neanche Pjanic, neanche no, no, io sto parlando della difesa. Anche non mi interessa quello anche Osvaldo, che pure no, pagava 14, io sto parlando dei difensori. Io sto parlando dei difensori, il resto non mi interessa poco. Allora, io va bene, con chi stavi a Trigoria? Così accontentiamo Piero. Solo questo, io l'unico che aspetterei è con un procuratore inglese che, poiché è un ragazzo giovane, magro, con bel fisico, di colore... Appena siamo usciti da Trigoria tutti quanti, ma chi era quel giocatore con cui stai? Invece era un agente inglese, tra gli altri di Mike Richards. Ah, difensore centrale del Manchester City. Mike Richards, campione europeo dei pesi massimi, che se fa il campionato europeo dei pesi massimi, per me Richards tenne chiunque, cioè infatti un animale vero. Infatti prima Zibi parlava di uno scontro a centrocampo negli ultimi due minuti. Era lui, ma è una cosa tremenda. Sì, se succede il campionato italiano, come ha detto Piero in ascensore, che è finita la partita, nessuno si alza più, questo già commozione cerebrale. In campionato italiano, questo giocatore, dopo che gioca 5 mesi in Italia, con la mentalità sua che si è alzata, ha fatto... Così è tornato, se gioca in Italia, steso, fa finta di avere i convulsioni. No, ma te ne dico anche un'altra, Zibi. Medico contro medico. 4 mesi fa, Mike Richards contro il West Ham, in una partita, tra l'altro lì a Londra,
ha preso una botta in testa, 5 punti di sutura sulla tempia, con un calcio in testa. Ha giocato? No, lui ha continuato a giocare. L'arbitro l'ha costretto a uscire dal campo, gli hanno fatto la fasciatura ed è rientrato con lui che smaniava per rientrare perché non voleva restare fuori. Dai tempi di Stam che vincevano 2-0 e il Manchester City vinceva 2-0. Lo so. Diciamo come un po' i giocatori della Roma. Come un po' i giocatori italiani. Io guarda, ho visto dare legnate a tutti i giocatori. Io Cavani, per esempio, l'ho visto martirizzato dal primo minuto. Non so se Gianfranco ci ha fatto caso. Gli hanno dato subito, campionato finito, gli hanno dato subito delle sportellate, gli hanno detto oh, qua non se ne parla, cioè voglio dire, no? Tant'è vero che quelli che fanno gli europei, che tendono a non giocare in questo periodo, contro la Roma giocano, perché dice tanto, voglio dire, che mi può succedere? No. Al massimo uno sputo, ma niente di che. Niente di che. Mica vabbè, allora fatemi capire che cosa succede con sta Roma. Fatemi capire. Oh, bravo. Allora, anche se non sono venuto qua, adesso voglio sentire voi. Adesso intervistiamo ZB allenatore. Lo intervistiamo. Allora tu sei Luis Enrique e vede il parco giocatori. Ho battuto la Roma? Esatto. Ho battuto la Roma a Bari, 2-1. Allora, la domanda è, ZB, tu sei Luis Enrique e vedi questo parco giocatori. Per avere conferma da parte tua, visto che in teoria Baldini e la società ti hanno riconfermato, che cosa dici? Ti metteresti a piangere? Metterei a piangere un po' sì, perché la situazione della Roma non è facile, anche perché ci sono delle valutazioni che bisogna avere il coraggio di dire. Dille. Ma ci sono tante cose che dille. Sicuramente c'è mancanza di giocatori con la personalità, poi c'è da gestire il caso Totti, che se non gioca c'è un problema, se gioca poi in altri, che Francesco più Totti ne abbiamo mai detto una parola, aspetta da gestire il caso, non parlo di Totti, ma fai fine. Totti, uno dei giocatori più fantastici nella storia dell'Europa, proprio il numero il uno più fantastico. Però gestire la chiusura di carriera, che può durare un altro anno, due anni, tre, non è facile anche perché tu vivi un ambiente. L'ambiente sono i radio, i giornalisti, amici, altre cose. Francesco sempre sta zitto e fa il suo, però sono altri che parlano per lui, altri che ti mettono le mani e ti mettono per traverso. E possono mettere difficoltà. Bravo. Dovresti avere chiarezza come lo vuoi utilizzare, come ti serve. Poi devi avere due punte centrali, no? Perché poi alla fine Osvaldo, sì, bravo, però porca miseria, ma Osvaldo intanto si comporta in campo come quando si giocava, sai, come quando noi giochiamo a Via Pezzana, no? A Via Pezzana, quando giochi a un certo punto stai 2-0, arbitro non ti fischia, non riesce, senti, ma vaffa, e te ne vai a casa, no? Sì, sì. Così non sono dilettanti. Ma dilettanti, no, a sbaraglio, diciamo. Che ci sono un po' di problemi. Però attenzione, a me mi è colpito un mio amico che stavo guardando Juventus Roma in Polonia, stavo in Polonia, e con un mio amico che capisce di calcio, e a un certo punto dice così, ma sai che ti dico? Ma qua stanno perdendo 4-0, però come palleggio, come tutto, quelli della Roma mica sono più scarsi quelli della Juve. No. Anche dice, che ti fa? Io dico, la Roma, non riesco a farmi una idea chiara, perché noi dico, mandiamoli tutti a casa, non so dove, però la difesa bisogna fare, bisogna avere due laterali che hanno i polmoni, che fanno fare la chiusura. Di sicuro sarebbe un errore parlare di rivoluzione, secondo me, in vista dell'anno prossimo. Ma io credo che sia iniziato un processo. Adesso al processo hai preso giovani bravi, hai preso qualche giocatore che secondo me può anche essere aspettato come José Angel, compri due difensori centrali, perché i 50 gol parlano da soli, di personalità come dice ZB, tanto a centrocampo dovrebbero andare via due quanti giocatori. Quanti ce n'hai di questi? Io? Come procuratore ce n'hai? Procuratore ce l'hai. Quanti ne vuoi? Quanti ne vuoi? I soldi? No, quelli non sono i miei. Io credo che invece questa stagione, se c'ha un pregio, sì, è che ti ha dato delle risposte chiarissime. Ovvero? Chiarissime. Ovvero due esterni, due centrali difensivi, un centrocampista di interdizione che serve come un'altra punta, perché Gago, Pjanic sono giocatori che portano il pallone, però in fase la Roma non ruba un pallone, per cui come sì c'hai il 65% di possesso, però come ce l'hanno l'altri, arrivano dall'altra parte, perché la Roma non lo riprende. Bravo. Un centrocampista di interdizione e io l'ultima priorità, comunque, a mio giudizio, perché se tu c'hai Borini, Osvaldo, Lamela, Bojan e Totti, secondo me l'ultima priorità è l'attacco. Posso vedere, magari sacrificando uno di questi, faccio un esempio che non c'entra niente, se è possibile prendere quell'animale che sta al CSK a Mosca, Dumbia, e tu gli dici, senti, io te do Osvaldo e Lamela e 5 milioni. Lamela non glielo darei, però allora
Allora potrei pensare di fare un'operazione in attacco. Altrimenti proverei a prendere Jovetic. Oppure in alternativa un ragazzo danese che non sarà. Ma quanto costerà Jovetic? Costerà una ventina. 20-25 costa tutto. Vabbè, comunque, allora Piero, dopo oppure un ragazzo danese che si dopo chiama Eriksen e gioca nell'Ajax e quello te lo danno gratis. Può fare il trequartista e può ragazzi, fare ma non ti danno gratis. Siamo in ritardo e vorrei sentire un attimo Sara e poi andare in pubblicità. Aggiungo anche che Robben, che non firmerà per il Bayern, comunque il tifoso romanista non può sognare. Robben dice tanto è il Real Madrid. Poi posso anche replicare. Basta di questa cosa. Bisogna che il romanista sogna. Robben può essere preso, la Roma su Robben. E poi allora fa lo stesso. Robben non lo vorrei gratis. Va bene, andiamo da. Ho detto per dire Robben, un nome qualsiasi. Se libera Tevez, silenzio, si libera Tevez, c'è il Milan. Si libera Ibra, c'è il Real Madrid. Basta, una volta che uno vede Roma. Roma che sta facendo una trattativa su un top player, perché se no la società nuova è come la società vecchia, non piamo nessuno. Però attenzione, però silenzio, ma Massimo sta dicendo un'eresia. Dopo, da anni che dico eresia. Andiamo da Sara velocemente, dando un consiglio a tutti gli ascoltatori che poi dicono urli, perché questi sono disciplinati. Allora il consiglio è degli spettatori, mandate le email, noi le leggiamo, siamo contenti di leggerle. Però non scrivete poemi, perché sennò poi noi dobbiamo fare tutto un lavoro in redazione per capire i concetti. Le mail devono essere leggermente superiori agli sms, sennò non li leggo più, perché sennò ci sono dei grossi problemi. Vai Sara. Sì Massimo, infatti questo tuo inciso era proprio in risposta alla mail di Lucio che ci scrive: capisco che non abbiate tempo per leggere le mail di lunghezza spropositata, ma nel caso specifico il mio non bastava dire Lucio scrive, Baldini dovrebbe sconfessarsi, quindi si lamenta di una errata interpretazione, però abbiamo dovuto riassumere. Pino dalla Dispoli scrive: ricordo anni in cui ci salvavamo per differenza reti, ma non ho mai visto giocare così, i calciatori giocano contro società e tifosi, non si può spiegare diversamente. E ancora Francesco scrive: sono un estimatore di Giubilo, ma non riesco a capire perché ancora debba difendere il gioco di Luis Enrique. Allora rispondiamo velocemente a Francesco. No, è Giubilo chiamato in causa. Vai, rispondi velocemente. Perché è un gioco che a me piace. Va bene. Che volevi aggiungere? No, ma poi devo andare in questo non sono luoghi comuni. Io mi ricordo questo Lucio si chiama? Sì. Non sì. Sarà mio amico mio, Lucio penso di no, perché mio amico non ci capisce niente di calcio. Però io ricordo questa famosa frase, io mi ricordo che la Roma per differenza reti. Oh, io in Italia sono 28 anni, 27 anni, non so, dall'85 sono 27 anni. Io 27 anni non ho visto mai Roma lottare per la retrocessione, sempre c'è la memoria curta comunque. C'è stato un derby. Dopo un derby comico 0-0. 2004-2005. Un derby fa. Sì, ma 2004-2005 perché facevano ridere, ma quest'anno ci manca. Ma 26 anni. Sì, però non è mai stata. Aspetta, scusa, io non pensavo che la Roma fosse debole. Allora Roma ha fatto una stagione sbagliata come quest'anno. Sì, non era la Serie B. Però attenzione, ti volevo solo sulla questione, perché ricordatevi una cosa, che la squadra alla fine bisogna costruirla con lavoro, con sudore, con applicazione, perché qua facciamo anche un errore. Compriamo due centrali, compriamo un e poi alla fine famoli fare quello che vogliono a Roma, che quando arriva Sole di Marzo, tutti belli sciolti e tutti... Là bisogna anche correre, bisogna stare insieme, bisogna allenarsi, bisogna fare... Allora non facciamo parlare dopo mezzanotte. Volevo semplicemente fare una domanda alla dirigenza e anche ai miei gentili, dolcissimi, amabili ospiti. La Juventus sta a più di 20 punti di distanza, il Milan sta a più di 20 punti di distanza. Squadre come l'Udinese e l'Inter stanno a 4 punti, ma l'Inter sta a 4 punti adesso perché farà una campagna acquisti di quelle col botto. Sì, allora, sì. Mettete il cappello. Vabbè. Allora, detto questo, vi faccio una domanda. Vedrai. E la faccio ai dirigenti, magari mi mandano un fax per capire. Le squadre, i 20 e 25 punti, si annullano coi bruscolini? No. Si annullano coi bruscolini? No. Allora, con quanti milioni di euro di campagna acquisti non andando in Champions e probabilmente neppure in Europa League servono? Con 50 milioni ce l'abbiamo, così chiariamo anche ai io tifosi. Credo di sì. Ci abbiamo 50 milioni? L'ha detto Baldini. Io in questo momento no. Allora, però, eh?
Scusa, abbiamo 50 io devo milioni. Passare in banca. Io no. Pure. Massimo, aspetta, ci abbiamo 50 milioni. Ma devi trovare una. No. Devo rapinare. No, fermi, nei 50 milioni. Guardate che Juventus è cresciuta, che Juventus c'è una cosa che non c'è nessuno. Quale? Lo stadio. Lo stadio. Lo stadio è casa tua, è casa tua, non è casa in affitto che paghi. Casa tua ti fa pure guadagnare, si rivalorizza, c'hai business, fai tutto diverso. Juventus ha fatto un salto di qualità. Fatto, si è ripresa il vantaggio storico che in altri tempi era un altro vantaggio, adesso c'è il vantaggio dello Stato. 50 milioni spenderanno? Secondo me sì. Bastano, Zibi, secondo te 50 non so. Milioni? Ma forse non spenderei neanche 20. Perché? Perché spenderanno? Perché prenderebbe mezze calzette. Ma se questi erano, se questi 7 mesi fa tutti dicevano che sono i miglior giovani, migliore. Ma chi? I difensori? No, ma difensori, ma tu pensi che... Taddei è il miglior giovane. Ma no, miglior giovane. Aspetta, parli di difesa, parli di difesa. Per fare, io parlo per fare solo le parti di difensive non ci vogliono 50 milioni. E quanto serve? Un po' di, no, ma 50 milioni, ragazzi, ma 50 milioni. Allora, fatemi, allora tu pensi che vai là, prendi difensore destro, quello che sappiamo noi, che è uno bravo, che costa 9, quello costa 6, questa costa 7 e questa costa 10. Ma che norma, sai che io c'ho? Se noi andiamo oggi e prendiamo da Udinese due centrali, uno si chiama Danilo e uno Benatia. Secondo voi sono scarsi, buoni o forti? No, forti. Forti. Ma sai che secondo me se vengono a Roma, secondo me diventano due pippe dopo 6 mesi diventano due pippe. Il problema però è che se vai a comprare l'Udinese spendi sicuro tanto, perché là è bottega cara. Vabbè, insomma, 50 milioni. Io però dico che se prendi Isla, Dedè, Paulinho, Eriksen con 40-45 milioni hai fatto il mercato. Il resto... Se prendi Eriksen con qua la cifra che hai detto te. Per me 16-17 non lo capisce, Eriksen non lo capisce, Piero. Vabbè. Pronto? L'Ajax svende. No, io riporto il Corriere dello Sport Stadio. Sto in collegamento con Galliani. Fermo, presentate con 15 Galliani, che esce, se mette seduto. Galliani mi dice la Roma può spendere pure 40-50 milioni, che sono quelli che spenderemo noi. Anzi, la Juventus ne spenderà 60-80 e l'Inter 100, quindi vuol dire che i 20 punti rimangono sempre. Poi io se faccio le valutazioni, per me Isla con 10 milioni lo prendi, con 7-8 prendi Paulinho, ma con 16 prendi Eriksen e con 12 prendi... Tu sei bravo perché sei romantico, a prescindere che capisci se sei romantico. Io ti faccio un esempio. Mia moglie dice esattamente il contrario, che sono animale. Ci sia qualcun altro che dice al contrario. Nel calcio sono romantico. Nel calcio sono romantico. L'età non mi consente più di esserlo da un punto di vista sentimentale. Roma prende Isla. Allora, Se qualcuno decidesse di vendere Isla, non è che viene a Roma e dice va bene, ti diamo per 10, abbiamo deciso di vendere, Roma ci dà 10, voi quando ne date? Perché quella è trattativa, non è che è qualcuno non ti pensa che non dà un po' di più. Ma io ti ho fatto quattro nomi, come qui dice il dottor Canovi, volendo ce ne so 40 dei giocatori. Adesso per esempio se dico oggi il procuratore di tal Musacchio, che c'ha un nome che a me francamente non è che mi entusiasma, conosco... Non lo conosco molto come giocatore, però no, sì, ho visto giocare poche volte, francamente, e quando l'ho visto non è che ho detto cazzo, questo è Beckenbauer. Insomma, a me è sembrato un giocatore che ci vuole esatto. Non so, mi è uscito. Non fa niente, meno male che è uscito. Non è che mi è rimatico. Nasconditi, lo voglio rivederlo perché questo è un giocatore. Esatto. Pare che la Roma ci sarebbe una trattativa che per 4 milioni e mezzo si prende. Se tu ti ritorna a Burdisso. Prendi Dedè, prendi Musacchio e tieni uno fra Kier e Heinz. Cioè, secondo me, un pacchetto di centrali difensivi. Io sono... Perché adesso Dedè, io sono abbastanza innamorato. Mi sembra un giocatore che ha una prepotenza fisica che qui potrebbe fare la differenza. È brasiliano e c'ho sempre... Mi perdoni se io sono animato da scetticismo nei confronti degli arrivi dal Brasile. Perché Aldair è stato scherzo. Stiamo parlando di 20 anni fa, Diago Silva è scarso. Ma manco lo stesso Giovanni. Diago Silva è scarso. Diago Silva è scarso. Sì, Diago Silva è un nome già affermatissimo. Adesso. Ma prima no. In Italia che l'hanno nascosto 6 mesi dentro Milanello perché non poteva fargli firmare il contratto a Diago Silva. Detto questo, poi a destra con Isla secondo me fai un salto di qualità e nonostante quello che uno possa credere, secondo me quello sarebbe un nome che esalterebbe molto la piazza romana. Non si può comprare uno che è sano, cioè che non viene da un infortunio. Se è fatto male è pronto. No, domanda, non si può comprare. Io Isla lo comprerei a scatola chiusa, oltretutto te può fare. Entra anche nella rotazione dei centrocampisti, quest'anno faceva giocare da intermedia a centrocampo. Isla da quella parte, poi...
Quadraro. Poi è chiaro che non puoi avere tutto e subito. Se dall'altra parte c'ho Dodò e Cose Angel, lì potrei rischiare, perché il ragazzino brasiliano, prima che si facesse male, era un giocatore assolutamente interessante. Da qualche parte devi rischiare, non puoi risolvere tutto, perché a meno che c'hai Emiro, senti Emi, che me dai una vagonata dei capelli. Quindi ripunti al quarto posto. Ma non è che punto, non credo proprio se compro sti giocatori che punta al quarto posto. È puntare uno dei primi tre posti. Io se compri... Ma tu stai scherzando veramente? Io credo che la Roma possa ritornare a pensare di lottare. Nei primi tre anche posti, se pensi ai numeri, che prima Piero citava i 50 gol presi, la Roma come differenza reti... sta ancora in positivo, più 5 se non sbaglio, perché 55 gol fatti sono comunque tanti in un attacco che comunque non è stato contestato pochi. E che forse, come dice Piero, non devi ritoccare per il prossimo. Cioè, la Mela ce l'hanno più, Borini ce l'hanno più. Provocatorio. Fallo. Boyan ha giocato un anno in Italia. Sentiamo la provocazione di Zobi, perché non abbiamo qua squadra così. Però faccio un esempio, così una cosa utopistica, però cerchiamo di sognare o immaginare. Magari. Ma questa squadra... in panchina con questa squadra quest'anno, diciamo la stessa squadra, lo stesso campionato, lo stessi giocatori, è piuttosto di Luis Enrique. In panchina c'è, per esempio, non lo so, uno che gioca italiano, non so, fammi un nome. Ranieri. Fabio Capello. Cavasin. Che ne so? No, Cavasin è stato cacciato. Sì, Colantuono, Eugenio Fascetti. Eugenio Fascetti, secondo te avrebbero fatto di più punti o di meno? Sarebbero stati costretti a mandarlo via dopo 4 giornate. Se la Roma avesse preso Pioli, che per me è il migliore allenatore giovane italiano, migliore di tutti. Lo so. Bravo. Se la Roma avesse preso Pioli, giustamente, sarebbe stato costretto a mandarlo via dopo 4-5 Infatti, giornate, perché veniva da Chievo. Pioli può essere un'alternativa. Sì, perché qua è così. Pioli, okay, però non mi hai, ti faccio secondo te Roma con Pioli non avrebbe avrebbe fatto 51 punti di più. Secondo me non avrebbe fatto meglio di quello che poteva fare oggi. Abbiamo una parentesi, cioè, la Roma riguardante oggi il calciomercato a questo punto. È lo specchio di quella che è. Cioè, se noi oggi pensiamo che la Roma è da terzo posto, sbagliamo. La Roma è da quinto, sesto, settimo posto. Simone, perché la Lazio è del terzo posto? Ma assolutamente no, però se la Lazio è la Inter che ha fatto stagione fallimentare da terzo posto. Cioè, quest'anno arrivi terzo con 62 punti. No, ma sai, Zibi, sai una curiosità? Che le partite che adesso nella gestione Stramaccioni, dall'altro bravissimo, tutto quello che vuoi. Sfortunato non è. No, sfortunato non è. Ma le stesse partite del girone d'andata, le stesse avversarie, Ranieri le aveva vinte tutte. Ha fatto Filotto. Le aveva vinte tutte. Filotto, è vero. Quindi non è vero. Che brava, dipenderà pure bella considerazione. Dal peso delle avversarie incontrate. Può essere no? Pure che un altro allenatore avrebbe fatto qualche punto in più. Ma senza creare nulla. Arrivando terzo, perché il campionato quest'anno ti ha consentito fino all'ultimo. Fino alla partita, se tu batti il Napoli, sei assolutamente in corsa ancora per terzo posto. Ancora c'è immagine tua che hai fatto i calcoli. Adesso. Qua, e con Juventus a Torino ci giochiamo lo scudetto. Però non avresti intrapreso il percorso che ha intrapreso la Roma, che è una cosa diversa, che poi è difficile da capire, perché uno è comunque schiavo del risultato, perché dalle parti nostre siamo schiavi. Però ti sembra normale? Ti sembra normale che una squadra forte può rompersi dopo una partita che non viene bene? Io faccio questa considerazione con Fiorentina, Cagliari, Siena e Lazio. La Roma ha fatto un punto su 24. Un punto. E la Lazio contro Novara, Lecce e Udinese ha fatto un punto. Esatto, però scusa, non è che noi siamo schiavi al risultato. Ti spiego, perché Allegri lo stanno a mandare via dopo che ha vinto uno scudetto. No, c'ha più punti e sta perdendo questo. Facendo forse più punti all'anno se va via. Vabbè, lo stanno, lo hanno messo in discussione subito crocifisso. Cioè, voglio dire, Ibra ha fatto due partite così l'hanno fischiato. A Roma, Ibra che ti segna 23 gol e ti fa vincere lo scudetto dell'anno prima e ti fa lottare adesso, viene portato, cioè se lo fischi proprio commetti la bestemmia qualcosa. Anche perché Peppe te l'aspetteranno, poi il posto già ce l'ha. Io mi domando, nell'eventualità in cui non si prosegua con Luis Enrique, che è un'eventualità da prendere in considerazione, tutto. Mi pare, quanto devi sarà difficile scegliere l'allenatore? Perché abbiamo detto che un allenatore giovane e bravo come Pioli, qui a Roma rischia di durare... Due giornate. Due giornate. Bravo, giovane aspetta, io di Pioli dicevo l'anno passato, questa stagione.
Adesso forse se sarebbe più facile. Se dovessimo andare via a oggi Luis Enrique, secondo me la scelta più intelligente è ritornare sui propri passi e prendere Pioli, perché Pioli ti ha dimostrato anche quest'anno. Sei procuratore di Pioli? No, assolutamente no, io sono un ammiratore di Pioli. Prendi perché dei col Chievo, no, magari. No, no, fatto col Chievo ha fatto benissimo. Andiamo velocemente, aspetta da Elena, diamo il buonasera a Elena, andiamo. Allora i contemporanei andiamo, Piero. Oh, scusa, c'è Elena. Allora diamo il buonasera e il buonanotte a Elena insieme. Buonasera e buonanotte. Vai. Sono qui per ricordarvi che se vi siete persi qualcosa o soprattutto le parole di Piero che oggi sono state abbastanza forti, lasciate potrete rivederle domani su T9 Sport, canale 609 del digitale terrestre, alle ore 4.30, alle 7.30, alle 11 e alle 16.10. Alla fine delle ultime due repliche potete andare a vedere una parte del backstage che adesso vi diamo una piccola anteprima. Comment ça va? Mi sento osservato. Cioè, pur di non presentarmi, mi fa presentato all'arte. Non devi cambiare il tuo cognome. Ho risolto. L'ho scritti a mano, non col computer. Ma la Roma gioca domani perché fanno festa sui lavoratori. Fanno festa sui lavoratori. Casomai tra il bavaglino, il bavaglio. Finestra fa una brutta fine una volta prima o poi. E naturalmente ricordiamo giovedì sera alle 21 servizio pubblico con Michele Santoro, trasmissione grande successo e di grande attualità. Allora per concludere, io ho visto Piero che la pensa in un modo, Zibi da tecnico la pensa in un altro. No, la pensate uguali? No, un po' diversa, però il concetto è questo. La pensate in maniera uguale? Ci piace a tutti e due Luis Enrique, ci abbiamo qualche dubbio, siamo un po'... No, io credo che insomma siamo un po' diversi. Luis Enrique siamo un po'... Io continuerei con Luis Enrique, ma perché io sono un romantico, un pazzo scatenato e, pure e perché mi piacerebbe vederlo con una squadra più giusta, perché questa è una squadra che, compreso me, abbiamo sopravvalutato. Questa è una squadra che ha dei carenze strutturali enormi. Io pure darei ancora, però sai a me come piace, che se uno è allenatore gli dai carte blanche proprio totale, fai come vuoi allenatore, poi alla fine anno ci facciamo... No, è un allenatore... Decide squadra, decide qua, però su certe cose si deve un po' confrontare. Guarda, a me piacerebbe, te lo dico sinceramente, a me piacerebbe che venisse Capello o Ancelotti o Mourinho o... Questi giocatori. No, aspetta, uno di questi qua, che fa il fioretto, dice io ho avuto una grande carriera, Mourinho dice ho avuto una grande carriera, non mi comprate nessuno, io... gioco questa squadra al di là che ci fa ricchi a tutti perché noi andiamo da bookmaker licenziato dopo 3 partite, 4 partite e finisce il lavoro perché è così, io veramente cioè sogno tutte le notti una volta Capello che sta sulla panchina che sta a panchina che spiega alla difesa della Roma come deve giocare. Allora, che si vede gli allenamenti, poi le partite... Però stuzzicante è quello che dici. Io sono convinto che prenda molti gol. Ma stuzzicante no, stuzzicante è quello che dici che, non so, viene o un cappello, ti faccio pazzia, un Zeman, e dice così, non mi comprate nessuno, lasciatemi solo questi. Sì, cominciamo, cominciamo a fare le scalinate da mattina e sera, vediamo che facciamo, perché vorrebbe fare magari più... però è questa allora, solo utopia. Sono pronto dai. A fare, siccome... Scusa, se può fare una colletta di milioni di euro, quanto guadagna Mourinho? 8 milioni, 10 milioni, 15 milioni? Facciamo una colletta tra tutti i romanisti, ci mettiamo anche l'Unicredit di mezzo alla Roma se e facciamo 50 milioni. Se viene, e con questa squadra supera Luis Enrique. Se li mettiamo tutti che gli costa? Obama, 50 milioni, 10 garantiti. Non me ne frega niente di questo esperimento. Ah, non te ne frega niente. Allora ragazzi, Luis Enrique non lo può dire perché è una persona... che non si lamenta mai, non si è mai lamentato degli arbitri, si è lamentato assolutamente di niente, infortuni, Burdisso o quant'altro. Ne ha più nominato non Burdisso. Esatto, non ha detto mai una parola a differenza di tanti altri che piangono e continuano a piangere. Allora il discorso è, perché non facciamo un paragone? Perché solo Luis Enrique deve salvaguardare gli stipendi di molti giocatori? Il prezzo di molti giocatori che non sono all'altezza, non c'è niente di male. Dire non sono all'altezza della Roma e giocare in un'altra squadra
non c'è niente di male. Ma è chi è il più grande difensore vada in una squadra, in un'altra squadra lo dimostri. Ma lui non lo io farà sono mai, convinto. Massimo, non lo farà mai. No, ma io sono convinto che alcuni giocatori a Roma sono valutati, come ha detto Zibi, troppo pippe. Non lo sono, ma per questo tipo di gioco inevitabilmente non vanno bene. Quindi sarebbe il gioco del calcio. Sarebbe il gioco del calcio, giusto? Allora confermi quello che hai detto. Per il gioco del calcio non vanno bene. La mia motivazione, Zibi, è che, ripeto, come mi hai detto te, io sono un romantico e nel calcio è assolutamente vero. Ma quelle non troppe partite che ho visto giocare bene della Roma, quello è un calcio assolutamente da male. Questo... E sono comunque anche guarda, un anche po' contro di più Napoli, primo gol contro si... Napoli. Il primo gol contro Napoli c'è 1, 2, 3 gol. A Bologna, le due partite con l'Inter, col Cesena, con l'Atalanta. Io ti metto anche delle partite che la Roma ha perso. Sì. A Genova, a Marassi. Io ti aggiungo pure a Udine però con Piero, Udinese. Io dico anche a Cagliari. Piero, giusto. A Cagliari nel secondo il però primo questione tempo è che con secondo Napoli. Me Luis Enrique non riesce a tenerli con la capoccia dentro la partita concentrata. Se tu gli dai una squadra strutturata per giocare 30 partite secondo me quello così, è quello a marzo stavamo con le bandierine. Questo, che quando la Roma ha chiuso il primo tempo in vantaggio sono entrati in campo nella ripresa con gli incubi. Sì. Col terrore vero. È vero. Stiamo vincendo 1-0, stiamo battendo il Napoli. Poi la paralisi. Bravo, la bravo, paralisi bravo. E questa è la mancanza di personalità. Certo. Se uno ti fa vedere un numero però... in calcio, una dai. Rabona, poi una rovesciata, vuoi dire che questa giocata sì, ce l'ha? Sai il problema? Sì. Ripetimi, non una volta ogni. Bravo, bravo, bravo. Certo. Allora chiudiamo, chiudiamo. È vero, con una domanda soltanto a Simone come agente, come procuratore, è vero che quando i giocatori tipo Dennis, per fare un esempio, incontrano la Roma, poi valgono inevitabilmente di più? Domando. Gli attaccanti può essere. Gli attaccanti è inevitabile. Oh, ragazzi, tutti gli attaccanti a Roma. Come quando incontri le squadre di Zeman, i difensori devi regalarmi. Bravo, bravo. Quelli del va bene, dai Gloria, dai l'appuntamento e saluta i nostri telespettatori. Sì, Massimo, diamo l'appuntamento a venerdì, sempre alle 23, sempre qui su T9. Bene, buon allora parte. Ricordiamoci che noi siamo la Roma, essendo Roma e siccome nessuno ci ha mai fatto un favore, anzi la Juventus ci ha fatto parecchi dispetti. Vi ricordate, Olise sì era una pippa, però Olise sì. È un dispetto. Le Grottaglie è un dispetto, Davids è un dispetto. Noi invece gli diamo Vucinic, gli diamo Borriello. Allora ricordiamoci per la nuova proprietà che i tifosi della Roma non amano la Lazio e poi non amano la Juve. A questi giocatori la domanda è: Vucinic si può dare alla Lazio? No. Si può dare alla Juve? No, se questa è la nostra mentalità. No, siete venuti dall'America a Roma, la nostra mentalità è questa. Non si favorisce né la Lazio né la Juve. Poi le altre cose si possono anche sbagliare. È proprio tutto. Ciao. Ciao.